Ben ritrovati nel salotto di Conoscere per scegliere consapevolmente. Oggi vi racconto il perché abbiamo scelto di fare le capsule con la spirulina bio di Sant'Egle. Allora, dopo il primo live sulla spirulina, ma non l'hai visto? Si rimedia subito. Allora, ti ho messo il link qui sopra se stai guardando su Facebook o da Instagram e qui sotto invece se sei su YouTube. Allora, dunque, dopo il primo live molti di voi ci hanno detto di darci una mossa per mettere in produzione le capsule con dentro la nostra spirulina bio. Ci avete fatto notare che sono oggettivamente pratiche e comode da portare in borsa, al lavoro, a scuola, in palestra ed in vacanza. La Maria ci ha fatto ridere raccontandoci che quando mangia la nostra spirulina al lavoro la bocca e i denti gli diventano verdi. Inevitabilmente la Maria si sente buffa a mostrare un sorriso verde Hulk e quindi beve velocemente un bel bicchierone d'acqua per tornare ad avere i denti bianchi splendenti. Onestamente, anche se la mangio tutti i giorni, non avevo mai pensato a questo disagio. E quindi, detto fatto, ecco le capsule di spirulina bio di Sant'Egle, 100% vegetali, certificate vegane, senza glutine, sono pronti e i primi lotti sono andati letteralmente a ruba. Non mi stancherò mai di dirvi di non acquistare le compresse. Perché? Allora, per fare una pasticca o una compressa ci sono solo due modi. Il primo è un macchinario che esercita una pressione pazzesca e surriscaldando il prodotto riesce a compattarlo creando una compressa. Ora io mi chiedo, se le vitamine e le proteine sono termolabili, ovvero al contatto con il calore si rovinano, perché assumere un superfood come la spirulina in un formato compresso se il suo processo di realizzazione lede al potere nutrizionale? Noi di Sant'Egle essicchiamo la spirulina a 38 gradi proprio per farlo rimanere un cibo crudo, ricco di tutte le sue proprietà. Quindi sarebbe un sacrilegio bruciare tutto il lavoro in una compressa, non trovate? Il secondo metodo per fare una compressa è impastare la polvere di spirulina con un collante che può essere d'origine vegetale, come per esempio la farina di riso, oppure animale, come la colla di pesce, o addirittura di sintesi. Anche questa soluzione, a mio avviso, non è ottimale. Qualsiasi sia il collante usato, essendo una minuscola parte, per legge non è obbligatorio scriverlo nell'etichetta. E quindi, se fosse riso, tira via. Se fosse colla di pesce, un vegano o un vegetariano non credo sia molto contento di acquistare una proteina vegetale come la spirulina e poi mangiarsi un animale morto. E se è di sintesi? Beh, che ve lo dica a fare? Lo sapete già cosa ne penso dei prodotti derivati dal petrolio. E non aggiungo altro. Portate pazienza, non riesco a stare zitta. Ma voi lo mangereste del petrolio? Vabbè, lasciamo perdere perché altrimenti vi attacco un altro pippone sulle etichette, su come si leggono le etichette. Ma se vi interessa approfondire l'argomento, guardate sul nostro canale YouTube. Il live si intitola "Ma come si leggono le etichette?", vi si aprirà un mondo. Torniamo alle compresse. Che siano pressate, ovvero parte del suo nutrimento bruciato, o che siano incollate, la brutta notizia è che non sono mai pure al 100%. Per questi motivi, l'unico compromesso accettabile per darvi la nostra spirulina da ingoiare, per chi non ama masticarla come Alessandro, vero? È vero. Sono le capsule. La bellezza delle nostre capsule è che sia sul nostro sito che sull'e-commerce potete scaricare la scheda tecnica da cui si evince la composizione di queste benedette capsule, la certificazione vegan, il fatto che sono senza glutine e soprattutto che sono riempite solo con la nostra spirulina bio, senza allungarla, aggiungerci edulcoranti, coloranti o aromi per insaporirla. Sono 100% spirulina bio di Sant'Egle, avvolta in una capsula vegetale fatta di, ve lo leggo perché è un aroma illeggibile, irricordabile, idrossipropil meticellulosa, che in parole povere vuol dire che sono fatte di carta. Ricordo, per chi è la prima volta che sente parlare di spirulina, sul nostro canale YouTube troverete un video intitolato "Spirulina", dove spiego la sua origine, le proprietà e tante altre curiosità. In uno dei prossimi live parlerò dei falsi miti che girano intorno alla spirulina. Un'anteprima? Non fa dimagrire, lo so, è una cattiva notizia, però non fa dimagrire la spirulina. E se vuoi che il mondo cambi, tu per primo devi essere quel cambiamento. E quindi se pensi che quello di cui ti ho parlato oggi possa essere utile per non cadere nei tranelli dati dalla cattiva informazione, condividi questo post con i tuoi amici. Se hai domande, non esitare a scrivere qui nella chat, oppure scrivimi una mail, mandami un WhatsApp, oppure chiamami.
Concludo per festeggiare le nuove capsule di spirulina di Sant'Egle. Solo per te che ti sei iscritta alla nostra newsletter, ti sto per mandare un bel regalo. Dai un'occhiata alla tua casella di posta. Non ti sei ancora iscritto? Allora clicca qui sotto, ti terremo aggiornato sui prossimi live, ma soprattutto ogni settimana dopo ogni live in esclusiva solo per gli iscritti alla nostra newsletter ti manderemo un codice sconto o un omaggio da utilizzare o ricevere nel tuo prossimo ordine. A prestissimo, ti ringrazio e ti saluto. Ciao ciao, io sono Erika, Alessandro e la spirulina. Vieni con noi, rallenteremo il passo, rallenteremo il battito. Ed entreremo a piedi scalzi, a cuore nudo, in questa cattedrale naturale.